cominciano i primi caldi e comincerete a vedere anche qualche video in esterna. Non era ovviamente una cosa preparata, mi stavo semplicemente facendo una camminata quando poi sono incappato in una notizia e non potevo ovviamente non riportarvela. Ovviamente di calciomercato, e si torna a parlare di Torino, perché come riporta ESPN Romania e come poi in Italia l'ha riportata anche Gianluca Di Marzio come notizia, il Torino sembra aver chiuso con il portiere rumeno Mihai Popa dell'FC Voluntari, e quindi ovviamente non potevo ovviamente non parlarvene in un video, anche perché comunque il Torino sarà chiamato a fare un mercato intelligente, e quindi appunto voglio concentrarmi anche su questa questione, perché anche il reparto portieri oltre a quello della difesa è un qualcosa che al quale il Torino sarà chiamato a rispondere. Ma vediamo insomma chi è questo Mihai Popa, classe 2000, 190 cm, che dalla stagione 21-22 veste la maglia dell'FC Voluntari ed è cresciuto anche in una delle accademie più prestigiose di Romania, vale a dire l'Accademia Agi, ed è un portiere appunto di 190 cm, fisicamente molto longilineo, non scordatevi diciamo un portiere ecco fisicamente alla Milinkovic-Savic o insomma di oltre 2 metri e grosso, bensì è un fisico un po' più alla Meret, quindi un po' più longilineo, e che fa dell'agilità la sua prerogativa. Devo dire che è un portiere che agisce molto più in area piuttosto che al limite, cioè non è un portiere che esce e fa salvataggi spericolati o uscite spericolate, bensì ha nel posizionamento un suo quid molto importante, perché devo dire che nonostante questa mole, o meglio questa altezza di 190 cm e questa fisicità longilinea e non molto pesante, ecco, questa caratteristica gli conferisce una buona agilità, ottimo senso di posizionamento, e devo dire che sia negli interventi a mezza altezza che bassi ha veramente una grandissima agilità, è veramente tanto veloce nello scendere giù, sia nei tiri ravvicinati che in quelli alla distanza, insomma. Ed è sicuramente un buon prospetto per il Torino, insomma, che così in questo modo trova il secondo di Milinkovic-Savic, e che magari in futuro, se dovesse magari impressionare o magari quello dovesse essere utilizzato ecco nelle partite di coppa, se quello dovesse impressionare, insomma, magari in futuro anche fare una bella plusvalenza cedendo Milinkovic-Savic, uno può puntare anche su di lui, anche perché, ripeto, questa cosa non ve l'ho detta, arriverebbe a zero, quindi dal 1° luglio 2023 dovrebbe firmare un triennale con il Torino appunto a costo zero. Ricoprirebbe il ruolo di secondo portiere, e come sapete il ruolo di portiere è veramente tanto particolare e delicato, perché difficilmente si fa la rotazione massiccia, quindi non si potrebbero mai dividere le partite giocate su 50-50, quindi 50 in panchina e 50 titolare, insomma non, per i portieri non vale come per i giocatori di movimento, però insomma qualora dovesse avere anche fortuna non durante le partite, ma fortuna, perché per i portieri, ripeto, la componente fortuna per poter sbocciare è essenziale. Chi è un po' più age si ricorderà che Abbiati, ad esempio, esordì col Milan perché nello stesso periodo si fecero male Jens Lehmann e Sebastiano Rossi, quindi Abbiati, che tornò dal prestito dal Monza, poi venne utilizzato in campionato, se non erro esordì contro il Perugia molti anni fa, forse la stagione 98-99, e poi insomma il Milan ha puntato su Abbiati perché ha riconosciuto in Abbiati un ottimo portiere, in più un prodotto del settore giovanile, quindi all'epoca non ci stavano le liste, però comunque è un quid in più, no? E quindi ecco, anche Popa, essendo molto giovane, perché è un 23enne, lui compirà 23 anni in ottobre, quindi un portiere di 23 anni sarebbe come un 19enne di come giocatore di movimento, ecco, anche lui dovrebbe avere questo tipo di fortuna, a meno che poi negli allenamenti Juric non si potrebbe puntare e dire no, io in Popa ho
riconosciuto delle ottime qualità, magari superiore anche a Milinkovic-Savic, e quindi magari vado a puntare su di lui. Però ecco, ripeto, la componente fortuna per i portieri è, non dico essenziale, ma quasi. Quindi un portiere che sicuramente potrà fare il secondo, anche perché comunque lui ha veramente delle ottime statistiche, perché in stagione ha giocato 36 partite, ha subito 40 gol e ha messo a referto ben 13 clean sheet, mentre con il Volontari, generalmente parlando, in 75 partite ha subito 75 gol, quindi la media di un gol a partita, ma ha messo a referto ben 28 clean sheet. Quindi insomma è un qualcosa di veramente importante, sono statistiche importanti per un portiere. Anche perché, ripeto, arriverebbe a zero, sarebbe un ottimo innesto, anche in caso non dovesse convincere, tu lo vai a cedere, ma lo cedi anche per un F12 della Malaguti, quindi che ti può costare 400, 500, 600 euro, tu comunque ci fai plusvalenza totale. Ora però è da vedere, tanto cambio mano perché sennò qui mi prende l'artrite alla spalla, bisogna poi vedere adesso quello che farà il Torino per quanto riguarda i portieri, perché ok, Milinkovic-Savic ha un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo fino al 2027 e va bene, però poi ci sono le grane, tra virgolette, di Berisha, Gemello e Fiorenza. Fiorenza è un grande talento, 19enne, e non escluderei che magari in quest'estate venga ceduto in prestito appunto per fare esperienza. Poi c'è la grana Berisha perché era dato per partente nel gennaio 2023, ma poi non si è fatto nulla. Purtroppo su Berisha pesa tanto l'ingaggio importante, unito anche al discorso dell'età. Un portiere come Berisha che prende un certo tipo di ingaggio importante per il Torino è veramente uno spreco tenerlo in panchina, però comunque ormai ha rotto con l'ambiente, ha rotto con la squadra, ha rotto con il tecnico, e quindi sicuramente si cercherà di piazzarlo. Gemello come terzo? Non lo so. Non escludo che anche lui venga ceduto in prestito, però magari quando venisse ceduto in prestito Gemello, ecco che magari potrebbe rimanere Fiorenza come terzo. Fare magari una spola tra la primavera e la prima squadra, no? Si allena un po' con Juric e poi fa appunto questa spola. O magari viene tenuto per essere il terzo portiere fisso in panchina e non fare più questa sorta di spola. Il tutto secondo me dipenderà molto anche appunto dalla cessione di Berisha, se in prestito, a titolo definitivo. Staremo a vedere. Però come valuto il trasferimento di Popa, che è dato per certo, quindi io ovviamente non do nulla per certo, a meno che non vi siano visite mediche e firme già depositate, contratti già depositati. Però diciamo, do credito a Gianluca Di Marzio, perché Gianluca Di Marzio è un pirla e sicuramente non sono dei pirla quelli della redazione di ESPN Romania, e lo vedo molto un acquisto alla Torino, costo zero, tu devi prendere un classe 2000, membro dell'Under 23 rumena, che comunque ha una buona esperienza nella massima serie rumena, buona fisicità, buoni doti sia di posizionamento soprattutto, che di agilità, che di senso appunto di tempistica di intervento, ha anche buoni fondamentali, un portiere che può crescere, vedremo cosa farebbe poi al Torino. Ripeto, stiamo a vedere quello che farà la società granata con i portieri ora in rosa. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se conoscete Popa o meno. Vi mando un abbraccione e ciao al prossimo video. Ciao ragazzi!